Per la rubrica Netflix la domenica, oggi ti consiglio questo, ovvero Io sono tu. Allora, lei è la grandissima Suki di Una mamma per amiche. Lui è non è un commercialista, lavora in una grande società e si occupa di buste paga, bonus. Insomma, si occupa di redigere assegni ai dipendenti e soprattutto bonus ai dipendenti. E un giorno, mentre sta facendo benzina, la pompa di benzina, la sua carta viene rifiutata. Impossibile, assolutamente impossibile, perché ho ancora 14 dollari sul conto. Lui ha una famiglia, ha due figlie più uno in arrivo e ci sta a malapena, sì, coi conti, però ci sta. E quindi è impossibile che la carta venga rifiutata. La carta viene rifiutata, quindi contatta la banca e la banca gli dice che, cioè lo informa che ha un debito verso di loro molto elevato. La cosa lo turba. Viene ovviamente rintracciato dalla polizia e arrestato perché appunto risulta essere un truffatore. Impossibile, dice. Voi mi dichiarate colpevole per dei crimini commessi in questo stato, ma io in questo stato non ci sono mai stata perché vivo in quest'altro. Quindi da lì capisce, qualcuno deve avermi rubato l'identità. Solo che in America, a quanto pare, se tu sei in uno stato, non puoi essere perseguito da un altro stato. Tutto deve svolgersi all'interno di quello stato lì. Quindi l'unica cosa possibile è avere questa donna, questo impostore, perché non si sa ancora se è una donna o un uomo, perché lui effettivamente ha un nome femminile, è un po' come il nostro Andrea all'italiana, è un nome maschile, però va tanto di moda anche usarlo al femminile. Quindi, ok. E dice, se io dovessi avere questo individuo davanti che confessa di aver appunto commesso questo reato, lei è scagionato. Ok, vado a prendere questa persona. Quindi da lì comincia l'avventura. Questo è un film assolutamente divertente. Ci sono un paio di scene un po' forti. Ci sono sparatorie, inseguimenti, parolacce, ci sono anche però dei momenti di riflessione, perché appunto una volta che lui scopre che è lei la donna che gli sta rovinando l'esistenza, impara anche a conoscerla e capisce anche il perché sia arrivata a fare quello che ha fatto. È un film che davvero, racchiude tante emozioni. E lo so, sembra una frase fatta perché questa è una frase che comunque bene o male mi senti dire spesso, però effettivamente è così. Davvero mi sono sganasciata dalle risate per un sacco di scene. Lei è fortissima. Lui è il classico personaggio perfettino che vuole essere comunque giusto anche nei confronti della legge. Ha una famiglia a cui vuole tornare, è molto legato alla sua famiglia. Non vuole sbagliare, ma non vuole nemmeno che la sua vita venga rovinata da un impostore. Quindi si mette in gioco e fa di tutto per essere però sempre gentile. Si rende conto ad un certo punto che effettivamente con la vita e con i fatti che ti accadono, che ti capitano, non sempre si può essere gentili. A volte bisogna per forza essere furbi. E io veramente questo film, cioè, mi è piaciuto davvero davvero tanto e te lo consiglio se vuoi passare una domenica pomeriggio tra risate, paura, tra dubbi, tra perplessità, voglia di sapere, emozioni che comunque vanno a contrastare perché un momento ridi, un momento dopo ti fai mille domande e dici cavolo, mi dispiace, però subito dopo ridi e dici ma va, cioè,
Quindi veramente è un putpurrì di cose che io ti consiglio assolutamente di vedere, appunto. Io sono tu, che è qui, lo vedi nella versione italiana, e è tra appunto i film più visti su Netflix perché è troppo divertente. Poi, se ami Una mamma per Anita e adori Suki, qui rivedi Suki. Cioè, sì, non fa la cuoca, fa tutt'altro. Sulle scene forti vorrei dirti che una è una scena di sesso dove però non si vedono cose, cioè te le immagini molto, e due sono due sparatorie. Ce ne sono molte di sparatorie, molti inseguimenti, colpi di scena, e io non lo riterrei un film così scontato e banale come sono andata a pensare mentre lo guardavo, perché alla fine mi ha stupito, è finito come avrei voluto finisse, quindi very good. Bene, con questo io ti auguro una buona visione e con un enorme bacione ti do appuntamento al prossimo video.